Ce vendredi, Perchtilo qui vous entraîne sur la côte ouest de l'île à la découverte de Piane, à commune nichée entre mer et montagne, regorgeant de richesses naturelles, comme les fameuses calanques de Piane. Pour en parler, on retrouve Stella Rossi et ses invités. Bonsoir Stella. Buonasera Emily, l'avete detto, sto ben arrivati i luoghi ci porta in da comuna di Piana, conosciuta soprattutto per le famose calanche, ma mica solo per parlare di gomme due imbidate. Aline Gastellani che dice a mère di Piana, buonasera, madame Gastellani, e a fianco a noi di noi, Madi dalla Cupeion che dice a patrona di questi luoghi, di questa osteria, le Roche Rouge, e che ci accoglie stasera, ma fortuna di va, sta pagina qui, a ringraziare. Vi m'a dit Dino. Merci et bonne soirée à toutes. Alors, la moudette, Piana di Assai conosciuta per i siti naturali d'una grande ricchezza, ma mica solo. E per cominciare, a me mi piacerebbe di sapere, posto che voi due siete di Ceppe e Pianinca, Piana in qualche parola come descrive questo luogo? Allora, prima cosa, quando ho un luogo magnifico, si può dire che Piana è un bel paese. Par gelosia uno dei più belli al giare a Ghipiana è riuscito a modernizzarlo o paese senza annullare tutto ciò che è di patrimonio di Nanzo. E questo è importante, diciamo di noi che non è mica solo come l'hai visto un paese di mare. Piana è un paese di montagna, siamo a 450 metri, e Nanzo è un paese di pastori, di coltivatori. E giusto appunto, ne parleremo appena dopo, ma per voi, mi dico in qualche parola, questo paese di Piana, vi dico, questo quadro splendido. Allora, io sono nata in questo paese, per me è il più bel paese del mondo. Voilà. Et alors, donc, l'avez-vous dit, un des plus belles paysages de France, hein, de la télé, dans une émission et dans ta France 2, Ayant di un mondo usane ben a scopre e so ricchezze, a rimane giusto appunto si mandata a scontra, staiante, fidulette in desto riporto che abbiamo fatto con Morgan Pluchard e Fabien Bernardini. Scogli rossi millenari che emergeno di un mare, un mischio di colore che pare fatta o pinnedo, e che famose galanche di Piana classificata o patrimonio mondiale di l'UNESCO. Fra una filata di girate strette diante di un montusano, sfida o biotto per pigliare una piccola foto ricordo di una stonda beata. È molto bello qui, è straordinario. Tutte le montagne, è fantastico. De voir ces roches, cette couleur-là, la mer d'un côté et les roches de l'autre, fabuleux, il n'y a rien à ajouter, c'est merveilleux, faut le voir. Je voyage beaucoup à travers l'Europe, mais ce qu'on voit ici, c'est très spécifique à cet endroit. Et perciò, sta gauche di l'isola, la ridonda di ricchezze naturali di prima drinca, qui certe si scopre nous solo e sans imbattedu. E per quelli che bullariano profita d'un dopo mezz'anno nanta arena, a Marina d'Arone, sito d'interesse ambientale, svela i suoi fascini. Daniel, tout va bien ? Très bien. Oui, tout va bien. Très, très bien. Moi, c'est comme ça. Comme d'habitude. Un luogo quieto in due corse turisti si galano per provvida, anche se quest'anno col pausisco c'è meno mondo. Oggi se facciamo un giro c'è poco da fare. E ci sono tutti i vostri che non sono mica bene, cioè sono vaccinati, cioè sono basso, ci sono parecchi affari che non sono più giunti, e non sono mica, dunque... Ma chi ci salvano, ci sono i corsi che per la mica parte o ingresso una sorta due del mondo e che stanno qui e consumediano e niente, si vede che hanno bisogno e hanno usisco di noi di Simal Galavene. Appena più in su, ugore di un paese. Malgrado le migliaia di persone che frustano i pavimenti di state, i paesani edi asi passano tranquilli. Un'autenticità che forse seduce di noi turisti che certi si pagano un culus da Vegui di Lugano. C'è Piana qu'il faut venir, il y a des balades à faire et tutta la promenade en mer. Come sta abbassata nanta Aieja Santa Maria Assunta, nata al XVIII secolo dopo una rivolta. Giugne, quello che li chiamavano Giugne, tu ma Giugne Caldi, che Giugne era vescovato e che era il capitano, aveva il diritto di portare l'arma e hanno una milizia, c'erano i suoi soldati e lo alza. Una Aieja che è sopra un paese che si chiama una cappella piuttosto, San Pedro e San Paolo.
tutto il mondo aspettava. Ma la forna mica piaciuta a niente di piano. Una rivolta è stata minata per l'Alessandri, che hanno fatto una subvenzione pubblica, e nel 1792, adesso si compie, hanno messo 30 anni. Più di 100 anni dopo aver meravigliato scrittore Maupassant, Piana e Ezo Galanche hanno perso un'onda di suo carattere, continuando di far sonia tutti quelli che ci si gansano. Allora, l'avevamo inteso, Piana è un paese che fa sonia assai niente. Oggi all'Incastellani si può dire che il turismo è la prima attività economica per questo paese? Sì, si può dire. Fuori di turismo c'è il pastoralismo, c'è qualche pastore, c'è sempre qualche pastore in Cucabre, è importante per il paese perché sapete che noi abbiamo il più buono broccio di corsi. Qualche persona rimane a ci hanno palizzato, ma non c'è mica scordarsene. C'è il broccio salito, è buono anche il broccio salito. E di già visto che c'è qualche impieghi di collettività, ci sono i banchieri, ci sono i sapeurs forestiers, ma il più grosso è il turismo che mica anche il Covid, perché è un problema attualmente, ma se no, da aprile o mese d'ottobre, il paese vive anche il turismo, è vero. E giusto appunto di Covid, non abbiamo parlato, in un report l'avevamo inteso, certi commercianti ci hanno detto che quest'anno c'era appena meno di mondo. Voi l'avete constatato in vostra osteria, Madi? No, e ce che constato è che c'è niente, non c'è mica consumazione. Un consumo mediano mica come è nato. E come spiega qui? Senza lavoro, due anni di Covid, chômage, e ben su chi è va mi anche due o tre CD, non può più andare ai ristoranti e a mangiare i acci. Ma pensate che tutto questo affare di Covid, giusto appunto, per esempio, a gente di l'estero, o di paesi stranieri, non può mica bene per questo, via. Questo non ci sono mica. Quest'anno non c'erano mica e quest'anno non più. E allora, giusto appunto, a parte di dall'uni ci saranno nuove misure che sono state annunciate dal governo qualche anno fa e confermate dal Consiglio di Stato e costituzionale di noi. C'è messa in ballo di questo passo sanitario. Voi oggi siete pronta? Sono pronta, sono obbligata a essere pronta perché la su Covid è seria, cioè più all'usere, perché se non c'è mica masca, rassemblement, ma c'è essere un po' guseri. Non è mica troppo complicato di un luogo così, per esempio, a clientela locale, cadavena a cercavi. E ha trovato un panno, pas testé, pas vacciné, non accepté. Et d'après, je ferai mon test comme tout le monde. Hein. Tu as fait le barcava, je pense que l'affaire est grave. Alors, et pour vous, Aline Castellani, tout est en mesure, et, si tu es pro ou non, comme pour une élite, c'est compliqué de gestire tout ce que cette situation sanitaire. È difficile. Noi in Piana abbiamo mandato un centro di vaccinazione, l'EMAUD, l'ARS, ho già messo, abbiamo già fatto una prima vaccinazione, ne avevamo una seconda 14 a agosto, e abbiamo mandato di noi, abbiamo mandato stamana all'ARS, che ci mettono anche un centro di test, perché domandati. La campagna che è stata messa in ballo, di giusto appunto. Voilà. È importante e t'avevi i problemi, ci sono i ristoratori che vanno a fare qualche serradina, è complicato, t'avevi un vœu d'artificio, quindi già non sappiamo mica se mo la dirà o mica, tutto è complicato. A Brugisio c'ho le panchese, penso che le mave, ma c'ho a tenere a 2 metri, adesso è complicato, c'ho i gaianti, allora, attenzione. Al di là di qui, non c'è il turismo, c'è di noi un altro imbusco, c'è il turismo durevole, qualche mese fa, scandola, se bisogna ritirare il label europeo, troppo frequentazione, che facciano danni per gli animali, per i fondi marini, oggi è come mischia il turismo, l'economia e l'ambiente, soprattutto in dei comuni rurali e litorali. Ma c'est complicato a fare. Perché ce qui sera un nous égage à l'altro e tutto il mondo ha bisogno di lavorare. Se non lavoriamo mica allo stadio e a niente, lo Bloomberg non c'è più niente. Hein. Donc è complicato. Per voi, bon, e ben su, che se le cose si vanno insieme, si può aggiungere.
Quand les lits, nous j'ai trop un scandale. Panché, c'est que j'ai trop. Mais si pour faire un peu de menu et que tout le monde, comme le dit à Madine, pour s'y travailler. Un choix mica, quand il est trop, c'est trop, il y a de noi. Donc, quand il y a i verdi, il ne parle, un choix mica fa ne trop. Ciola a pure parlato e di voilà ce che lui si può fare tutti insieme per mantenere l'ambiente come lui si deve. Sono d'accordo. Poi, se di nuovo concernata, pensa a Marina Daron, che abbiamo visto in due report, che è una zona naturale frequentata, non si può mica costruire altri battimenti, non ci sono mica attività tipo l'occasione di batte, di jet ski o di paddle. Per voi, in qualità di letto, non è mica troppo difficile. Quando lui si vede, è palombaggio calvi con tanti parasoli. Penso che è un affare che non abbiamo mica la esse. Quella affare è il baduc che ha classato tutte le biade, fuori le biade che sono le ville, i naturali frequenti. Non si può mica mettere il matelas de plage, non si può fare nulla. Quella è un affare che deve essere rivisto perché niente non può mica lavorare. Cioè aiuta a niente perché non è mica qualche matelas di biade, quando non so mica, non c'è mica esagerazione, non voglio dire tendenza. Ou trop ou trop. Ou trop. Voilà, exactement. Et tant de Gisè Bodjouni. Gisè Bodjouni. Et alors, vous avez parlé de nous à Pinuccia, di un paese durant l'annata. Abbiamo visto, dunque, parlate di pastori, ci sono giovani pastori che si installano. Oggi in piano ci sono giovani o no? Voi lavorate in famiglia, ma. Ci sono i giovani. C'è qualche giovane, posto che abbiamo mantenuto a scuola, avevamo due classi, da maternelle sino all'entrata al collegio. Dunque ci sono i giovani, ma ci potrebbero essere di più. Sì, se c'era qualche costruzione di più, le delle tradute innanzi, a Biadia. A Biadia, la giornata c'è sino a 1200, 1500 persone andate a Biadia, senti, si ne va. Non c'è nulla a Biadia, dunque c'è gente che si sta e se c'è gente che ci sta tutta l'annata, ci può essere d'altri, ci dà la scuola, a un paese. C'è un sviluppo, c'è l'imbusco di Romane. Non c'è mica impiego. Malauramente il tempo corre e questa pagina sta da gompie. Dunque, l'avete vista, ringraziavi di essere stati i nostri invitati. E di un nostro conto, veramente, a Zimana Ghibene Pesci Loghi sarà in un paese di Ghisoni, un paese che conosca sei bene, sarete con Marco Antonio Renucci. A ringraziavi, una buona sera a tutti. A ringraziare Stella.